Bella a tutti ragazzi, qui è Crash che vi parla e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Grand Theft Auto 3 con la Aircraft Mod. Ora vi insegno come prendere l'elicottero della polizia e delle news e anche l'Hunter, l'elicottero militare che spara razzi e mitragliatrice. Se ben ricordate, nel vecchio GTA non c'erano questi aeroplanini o elicotterini. Funziona con la Cleo Mod e la mod si chiama, come ripeto, Aircraft Mod. Ora vi mostro come prendere un elicottero. Beh, eccoci arrivati all'aeroporto. Come vedete la macchina non è al top, ma ci sono stati piccoli problemi tecnici durante l'arrivo. Vabbè, ma non fa nulla, ora andiamo subito a prendere il primo aeroplano o elicottero che vediamo. Ecco qui un aeroplanino. Poi che abbiamo? Un Maverick, un Mandrillo se non erro, e poi dovrebbero essere finiti, questi non sono pilotabili. Ma per ora prendo un Dodo in modo che arrivo prima sugli obiettivi. Eccoci arrivati, dovrebbe trovarsi sopra quell'edificio l'elicottero delle news, se non sbaglio. Eccolo lì. Ora un po' un problema atterrare, ahia. Cavolo, l'elicottero ha fatto una bella botta, ma ce la siamo cavata, sia noi che lui. Ecco che lo prendiamo. Come vedete funzionando. Facciamo le eliche e possiamo guidarlo come più ci piace. Sinistra, destra, e giù. Mega stunt capriole, occhio che precipitiamo. Ora vi faccio vedere dove si trova l'elicottero della polizia. Eccoci arrivati, quella dovrebbe essere l'edificio della polizia. Infatti vedo una macchina di polizia di sotto e ecco che è comparso il nostro elicottero della polizia. Atterriamo delicatamente, visto che non è poi così facile usare questi cosi, visto che è una mod. Sugli altri GTA è molto più facile. Eccolo qui, Liberty City Police Department. Come potete vedere anche questo è funzionante al 100%. Giro di qui, giro di là, tra la lera là, e ora vi mostro a vedere l'Hunter. Eccoci arrivate nei pressi di Rockford, nella piccola base militare che si trova a nord della isola centrale, dove c'era quella missione con Rino e c'era quello che dava RPG a $7,000, 5,000 non lo ricordo, per prendere l'Hunter, e vi faccio vedere che spara sia missili che mitragliatrici. Alziamoci di quota per evitare di esplodere con qualche missile. Ecco la mitragliatrice. Ecco i razzi. E niente, come avete visto questa è la Aircraft Mod. Funziona su Grand Theft Auto 3 versione PC ovviamente, con la Cleo. Altrimenti non sarebbe possibile guidare questi cosi. La nostra cara Cleo Mod che ci permette di moddare qualsiasi cosa. E niente, credo che per questo video è tutto. Mettete un mi piace se vi va, iscrivetevi al canale, soprattutto aiutatemi a crescere. E commentate se avete bisogno di qualcosa, io rispondo sempre. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!